un libro che è una guida lungo l'affascinante sentiero della comunicazione autentica. Questo è il protagonista della puntata di questa settimana di Tra le righe, incontro con l'autore. Siamo collegati via Skype con il dottor Alberto D'Auria, psicologo, psicoterapeuta, psicanalista, scrittore, consulente educativo, per parlare del suo libro intitolato Comunicare un'arte, come trovare la strada giusta nel labirinto dei rapporti umani. Benvenuto, dottor D'Auria, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie e benvenuto a voi e a tutti i vostri spettatori. Allora, il libro è edito da Effata, editrice, e domanda d'obbligo per introdurci appunto in questo suo lavoro. Qual è l'obiettivo principale che si è prefissato nella stesura di questo volume? Beh, allora questo volume nasce dalla mia esperienza come clinico, come formatore. L'obiettivo era quello di sottolineare, evidenziare l'importanza dell'incontro, di incontrarci e di comunicare con l'altro, per dare alla luce noi stessi, ma anche nello stesso tempo di essere in sintonia con noi stessi, per incontrare autenticamente l'altro. Questo libro vuole consegnare nelle mani, ovviamente, dei lettori delle istruzioni per rendere quello che è il nostro parlare e comunicare non un terreno minato, ma un ambiente caldo, un ambiente confortevole, accogliere ognuno di noi, no, il nostro interlocutore praticamente in una situazione dove possiamo sentirci a nostro agio. Perché molte volte si pensa di sapere cosa significhi amare, significhi ascoltare, comprendere noi stessi, comprendere l'altro, e pensiamo che il difetto stia semplicemente nella poca volontà di porre in atto quello che si conosce e si sa essere giusto. Invece, in molti casi, pur partendo con le migliori intenzioni, confezioniamo tante volte degli interventi, degli atteggiamenti, delle parole che sono poco comunicative. Se per comunicazione noi intendiamo essere in comunione con l'altro. Allora, come tutte le arti, anche quella della comunicazione, della vera relazione, chiede di imparare le tecniche del mestiere, almeno per rendersi conto di quanto il proprio stile comunicativo sia effettivamente capace di generare delle relazioni autentiche, o invece, in un certo modo, si dimentichi delle esigenze altrui e delle proprie. Ecco, questo era il libro nato con questo intento. Ecco, vorrei soffermarmi su un capitolo molto interessante, quello dedicato all'empatia. L'empatia che in un certo senso è alla base della buona comunicazione, professore. Certo. Empatia praticamente deriva da empathos, significa sentire dentro, no? E si riferisce a un'abilità fondamentale dell'essere umano, di comprendere e sentire cosa prova la persona che abbiamo di fronte. Cioè è una caratteristica naturale dell'uomo, fondamentale anche per la socializzazione, e si può osservare fin dal primo sviluppo del rapporto tra la madre e il bambino. Però questa tecnica che consiste nel mettersi nei panni dell'altro, cioè e ci si può mettere nei panni dell'altro se non ci si può mettere nei panni dell'altro se prima non ci si è tolto proprio i propri. Quindi la pratica dell'empatia implica quindi un, tra virgolette, annullamento, anche se temporaneo, di ciò che pensiamo e crediamo, cioè del nostro punto di vista, l'abbandono della nostra cornice di riferimento, cioè solo così. Infatti, possiamo davvero entrare in contatto con la parte più profonda dell'altro, capire e accettare ciò che l'altro ci sta comunicando, senza giudizi. Quindi, nella comunicazione esercitare l'ascolto empatico significa, prima di tutto, ascoltare con vero e genuino interesse il punto di vista dell'altro, del nostro interlocutore, per comprenderlo, per accoglierlo. Cioè, significa chiedere a chi sta di fronte di prenderci per mano e accompagnarci un po', come per dire, dall'altra parte del tavolo, per guardare nella stessa direzione e renderci conto che effettivamente
il nostro, effettivamente il nostro ci assomiglia tante volte al suo punto di vista, ovviamente. Ecco, solo così possiamo avere una comunicazione autentica. Ecco, ha parlato appunto anche di ascolto empatico, quindi ascoltare con attenzione, con interesse l'interlocutore, e quindi questo significa anche che comunicare fa rima con ascoltare. Assolutamente sì. L'ascolto empatico è sicuramente uno strumento, come scrivo nel mio libro, un fondamentale a livello relazionale, da imparare, da utilizzare, ad esempio anche in famiglia. Cioè, la comunicazione è sicuramente uno degli aspetti più delicati, ad esempio in famiglia, del rapporto genitori-figli. In particolar modo si tratta magari di figli adolescenti. Allora, in un periodo così critico per lo sviluppo, per i cambiamenti, per le emozioni anche contrastanti, l'adolescente sente la necessità di sentirsi ascoltato all'interno della famiglia. Ma ascoltare veramente significa allora interessarsi pienamente a ciò che l'altro ha da dire, mettendo da parte quello che sono i pregiudizi, ogni supposizione che può esserci, no? Nella situazione, cioè ogni giudizio morale, se vogliamo. L'ascolto empatico ci permette di lasciare esprimere liberamente, in questo caso, il figlio, in modo che non si senta giudicato o che non si senta in qualche modo biasimato per quello che dice. È un ascolto che viene chiamato nella psicologia ascolto attivo, cioè non un ascolto solo per dare risposta, non un udire, ma è proprio un ascolto a 360 gradi. Questa, la stessa cosa può avvenire anche nella relazione di coppia, nella nostra vita privata. Come l'ascolto autentico, così come nella famiglia, permette all'altro di aprirsi e di confidare ciò che veramente sente, magari le preoccupazioni che lo affliggono. Quindi esercitare questo tipo di ascolto quotidianamente permette di instaurare un rapporto trasparente, basato sul dialogo, sulla fiducia reciproca. Possiamo quindi dire che l'ascolto è una competenza irrinunciabile, che sta proprio alla base di una comunicazione efficace in qualsiasi ambito della vita di un individuo. Ecco, dall'alto, davvero della sua esperienza in ambito di comunicazione, la buona comunicazione, il buon parlare, ci dia qualche istruzione per l'uso? Qualche istruzione per l'uso? Allora, innanzitutto ci vuole una buona dose di responsabilità, di pazienza, voglia di mettersi anche in gioco, in discussione, volersi bene, cioè ovviamente amare veramente bene noi stessi e poter anche voler bene all'altro. Essere consapevoli che non possiamo comunicare, ovviamente, se non farlo nel migliore dei modi, cioè prendere consapevolezza del fatto che non è così immediato non distorcere la realtà. Spesso noi abbiamo dei pregiudizi, degli stereotipi, degli effetti alone, e chiaramente tutto questo è sempre in agguato nel nostro processo comunicativo. Quindi questo è molto importante, prendere consapevolezza, ricordarsi anche che non comunichiamo solo con le parole, ma anche con i gesti, con gli sguardi, con la postura, con gli occhi. Cioè, la comunicazione non è solo quello che noi diciamo, il verbale, ma c'è anche un modo, cioè un paraverbale in cui noi comunichiamo, o anche un non verbale. Tutto questo ovviamente portano a inviare un messaggio ovviamente positivo, quindi che possa avere un feedback anche positivo. Quindi occorre essere precisi, occorre essere puntuali anche nella descrizione dei fatti, ascoltare abbiamo detto, con attenzione ed empatia l'altro, offrire dei riconoscimenti positivi ogni qualvolta ne vediamo l'opportunità, ovviamente. Solo così riusciremo a costruire dei ponti, potremo essere lanterne anche per l'altro, luce, e nello stesso tempo avere poi dei feedback positivi.
Bella questa immagine dell'essere lanterne per l'altro. È un libro con molti schemi, quindi è anche di facile lettura. Esiste anche il Galateo della comunicazione a cui avete dedicato un capitolo e con davvero tanti spunti di riflessione molto molto interessanti, anche con esempi e storie che immagino abbia incontrato, esempi nati anche dalle tante persone che incontra quotidianamente. Allora, ricordo il suo libro, ricordando anche che c'è un sito internet che vorrei ricordare, studiopsicoeducativo.it. Il titolo del libro del dottor Alberto Dauria si intitola Comunicare è un'arte, come trovare la strada giusta nel labirinto dei rapporti umani, e Fatà editrice. La ringrazio per essere stato con noi, per questi interessanti spunti di riflessione che ci ha regalato oggi. Grazie, alla prossima occasione. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Un caro saluto a tutti. Grazie.